La Coldiretti ha raccolto le firme per prima, hanno aderito in maniera trasversale in tanti, dopodiché tanti comuni hanno approvato ordini del giorno per vietare il cibo sintetico, la carne coltivata in Italia, e anche altre regioni, tutte le regioni credo che abbiano chiesto a un ipotetico governo, perché si è cominciato prima dell'insediamento di questo governo, di vietare questo prodotto. Però poi è arrivato il governo Meloni e l'ho fatto davvero. Abbiamo vietato la commercializzazione, l'importazione e produzione di un cibo che cancella la nostra cultura alimentare ed è anche un potenziale pericolo per la salute, per l'ambiente, per il lavoro. Ovviamente la nostra opposizione non ha condiviso una scelta, seppure sui territori aveva detto che lo avrebbe fatto, come al solito un velo di grande ipocrisia. E a livello di invece protezione delle indicazioni geografiche è ovvio che l'Italia ha una produzione alimentare molto rilevante e molto connessa al territorio di provenienza. La nostra storia insegna che l'Italia è una nazione, è stata a lungo parcellizzata, che è stata contaminata da tante culture nei suoi 3.000 anni di storia, che hanno avuto la presenza di tutte le culture che afferivano all'impero romano e poi le invasioni barbariche, gli arabi, l'epoca dei comuni. Noi abbiamo nel nostro DNA un po' un pezzo di ogni parte del pianeta e questo deve essere tutelato e difeso, e anche le indicazioni diventano un elemento per farlo. In ultimo, la concorrenza ai nostri prodotti. L'Italia è una suggestione positiva, evoca la qualità nel mondo ed è perché l'abbiamo rappresentata meglio di tutti. Riteniamo con generosità di poterla insegnare. Quello che non va bene è che si tenti di copiare i nostri prodotti non riuscendovi, ma poi tentando di ingannare le persone che acquistano e consumano, cercando di vendere cose che somigliano ai nostri prodotti, defraudando le nostre imprese, ma truffando anche le persone, perché quelle aspettano qualità e benessere che non ricevono da quei prodotti.